comincio magari per te dai ricordi meno dolci, perché credo che l'ultima partita che hai fatto contro il Verona fu quella partita in casa quando giocavi nel Toro, sì. Per i tifosi del Verona una delle partite più belle della storia recente. Sì, 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 penso proprio di sì, perché è stata di là una debacle per noi, ma una grande prestazione di squadra, di singoli del Verona, e che però ricordo in quel momento a noi del Torino fece bene, fu una scopola che poi riuscimmo insomma a continuare il nostro cammino e vincere il campionato. Però insomma ricordi non positivi col Verona, perché anche col Palermo ricordo in Coppa Italia uscimmo, e anche quando poi giocavo prima magari nel Lecce, nel Venezia, non penso di aver mai vinto contro il Verona, e quindi spero di farlo quest'anno. Domanda classica: come sei arrivati al tuo approdo all'Hellas e cosa ti ha convinto? Ma io sinceramente il mio obiettivo era quello di trovare una squadra in Serie B per tornare a giocare, essere protagonista, e almeno sulla carta, perché vengo da un anno molto sfortunato dove nel periodo cruciale dove potevo trovare spazio a Udine ho avuto un infortunio al ginocchio con un intervento un po' più complicato a gennaio, ecco, e quindi avevo ed ho grandi motivazioni soprattutto per trovare una maglia da titolare. Poi è uscita questa opportunità di Verona con Sogliano, che comunque l'ho avuto a Palermo, e quindi forse anche per questo, conoscendomi, ha spinto per portarmi là. Poi c'era anche questa trattativa tra Udinese e Verona per Nico Lopez, e quindi è stato più facile trovare gli accordi, ecco. Arrivi qui in un gruppo, hai trovato Rafael, un simbolo di questo Verona, tantissimi anni qui, e un giovane, Gollini. Come ti sembra questo trittico che adesso comprende anche Benussi? Sì, diciamo, penso che il Verona avesse bisogno di completare questo reparto di portieri, e penso un po' per età, un po' per esperienze siamo abbastanza completi. È ovvio che Rafael, penso di poter dire che ha fatto la storia del Verona negli ultimi anni, no? Perché l'ha portata dalla C alla Serie A facendo anche stagioni importanti. Poi c'è Pierluigi, che è un ragazzo di grande prospettiva, forse già pronto per essere importante in una prima squadra, e siamo pronti per lavorare tutti assieme. È ovvio che qua ognuno poi vuole trovare il suo spazio, e c'è il campo per far vedere quello che sappiamo fare. Tu hai una lunga carriera, è una carriera in cui hai incrociato da compagni di squadra tanti campioni, adesso parlavamo, se non ricordo male, anche Alexis Sanchez, no, sì, su Udine non hai trovato Alexis Sanchez, però hai avuto Di Natale, tanti, anche fuori classe viene da dire, no? In questo Verona, che è una rosa che è stata costruita comunque con molta qualità, chi ti ha già colpito? Ma dicevi bene, è una rosa di qualità, quindi veramente in tutti i reparti c'è gente di che ha qualità, è anche giovane, è un capitale importante quello che ha la società quest'anno, parlo di giocatori. È ovvio che spunta il nome di Toni, un po' per i numeri che ha avuto insomma nella sua carriera, ma anche l'anno scorso. E poi quando pensi di gioco con Saviola e gente comunque di questo calibro, è assolutamente un onore. Ripeto, in tutti i ruoli è una squadra completa, sia numericamente che qualitativamente. Saviola ti ha colpito con qualche suo numero in allenamento già? Sì, ha fatto solo 3-4 allenamenti, ma ha una velocità di pensiero e di esecuzione importante. In questo Verona il tuo contributo... Qual è il tuo obiettivo, il contributo che vuoi dare, che puoi dare a questo Verona? Ma il contributo è proprio in merito a quello che dicevo prima, a livello motivazionale, c'ho veramente tante motivazioni. È ovvio che ci sono delle gerarchie in questa squadra, no? E vanno rispettate, ma io voglio farmi trovare pronto nel caso in cui si pensasse a me. Da portiere invece trovarsi davanti a te, in questo caso, un giocatore del calibro di Rafa Márquez, cosa vuol dire? Anche questo è un altro campione che ha avuto una carriera importante, e ti colpisce subito la semplicità e la serenità con cui gestisce anche situazioni difficili, sia in fase di offensiva ma anche in fase di impostazione di gioco. Quindi per un portiere, ma anche per un compagno della linea difensiva, è assolutamente ti rende tutto più facile, ecco.
Ecco, si è detto tantissimi campioni, tantissimi giovani di prospettiva, insomma il giusto mix per ottenere dei risultati a medio e lungo termine. Obiettivo della società, ovviamente, giustamente sottolinea, quello di mantenere la categoria. Secondo te è giusto e possibile ambire anche a qualcosa di più? Ma è sempre molto motivante ambire a qualcosa in più, però in questo momento per fare un ottimo campionato bisogna passare per i punti necessari per fare la salvezza, e questo vuol dire che se tu inizi bene la stagione poi è più facile proseguire. Nel caso in cui le prime partite non porti a casa i punti che anche puoi meritare, e poi proseguire la Serie A con un cammino in salita diventa molto difficoltoso, perché penso che quest'anno rispetto all'anno scorso sarà molto più difficile fare punti con le grandi. Abbiamo vissuto molto la trattativa legata a Nico Lopez. Ti volevo chiedere da suo compagno che tipo è Nico Lopez, anche se così fuori dal campo. In campo è chiaro che il suo talento è anche abbastanza facile da intuire, però insomma, fuori dal campo ci racconti che ragazzo è? Un ragazzo molto tranquillo e un po' taciturno a volte, che però se spronato, soprattutto parlo magari dall'allenatore, anche da noi stessi compagni, può dare tanto, soprattutto in campo, perché ha delle qualità che ti salta l'uomo, ti fa un assist, e se impara anche magari a vedere ancora più la porta può diventare un giocatore di alto livello. Tu di piazze ne hai girate, l'ultima è Udine, che è un ambiente un po' freddino, io sono di là quindi lo so. Qui ti sei accorto che c'è un clima un po' particolare attorno alla squadra, c'è un calore particolare? L'ho sempre vissuto da avversario. È ovvio che adesso che iniziano le partite vere, già da Bergamo vedere il settore ospiti pieno non capita in tanti stadi, no? E quindi sì, si sente il calore, e penso che già da lunedì sera lo sentiremo ancora di più. Proprio sabato scorso, prima di Bergamo, Mandorlini diceva io sono per dare tanta fiducia al numero uno, al titolare, e quindi Rafael non sarà in discussione, questo in sostanza ci ha detto. Che cosa ne pensi di queste parole, e se tu fossi allenatore ti comporteresti così, visto che hai fatto tanta esperienza anche da titolare? Sì, beh, ovviamente la fiducia è la prima medicina per un portiere, soprattutto nei momenti difficili, e quindi sono d'accordo con le parole del mister, assolutamente. È ovvio che poi durante il campionato ci sono tante dinamiche particolari che si possono creare, e per questo personalmente voglio farmi trovare pronto ogni settimana. Però ripeto, le parole del mister le condivido anche da portiere. La seconda cosa, l'anno scorso Rafael è il portiere che ha preso più tiri, insomma abbiamo preso tanti gol, però è anche il portiere che ha fatto più parate, sì, ed è stato molto spesso decisivo. Mi dai un tuo giudizio proprio su Rafael, tu come l'hai visto anche da collega, da esterno? Ma si vede che è un portiere che giocando è migliorato, perché forse qualche anno fa non era pronto come lo è stato adesso, ma giocando, sai, le 30, 38, 35, quelle che sono partite ogni anno, l'ho visto partita dopo partita in netto miglioramento, già dalla Serie B, ma anche al primo anno di Serie A, come l'anno scorso. Ultima cosa, Gollini, quest'estate l'abbiamo sentito, ha detto io sono tornato in Italia perché preparatori bravi come in Italia non ce ne sono. E portieri bravi ce ne sono adesso in Italia, adesso tu hai fatto il nome di Leali, cioè c'è ancora una scuola italiana di portieri? Sì, e lo è ancora di più negli ultimi anni. Penso che da quando si è iniziato un po' a curare di più l'aspetto del preparatore di portieri, non solo in prima squadra ma anche nel settore giovanili, questo stia aiutando molto, no? E i risultati si vedono, perché adesso in Serie A abbiamo molti più portieri italiani giovani, ma lo stesso discorso vale in Serie B. Un po' per il discorso di liste e di vantaggi a far giocare i giovani nelle categorie minori, adesso però stanno pian piano crescendo anche ragazzi del 95, del 92, del 94. Ho avuto anche l'esperienza di Scuffè l'anno scorso, no? E quindi siamo nella strada giusta.